Mentre nel mondo si contano milioni di contagiati, quattro positivi possono sembrare nulla, ma per la Striscia di Gaza questi casi di Covid-19 al di fuori dei centri di quarantena hanno fatto scattare il coprifuoco. Il governo di Hamas ha chiuso subito caffè, ristoranti, scuole, istituti pubblici e ogni altra attività. Fino ad ora i casi di coronavirus nella Striscia si riferivano solo a persone che rientravano dall'estero e che transitavano dai valichi, soprattutto quello di Rafah, al confine con l'Egitto. Tutti sono stati fermati e messi in quarantena in appositi checkpoint sanitari predisposti sul posto. Per Gaza, il Covid-19 sarebbe un'ecatombe. Nella striscia vivono oltre 2 milioni di palestinesi, uno dei luoghi più sovraffollati e poveri al mondo. Un'escalation di casi farebbe tracollare un già fragile sistema sanitario che non sarebbe in grado di fornire cure adeguate a tutti i pazienti.